A scuola abbiamo avuto, diciamo, un percorso di istruzione sia per la lingua, però anche a livello appunto lavorativo, ci hanno indirizzato su ciò che poi saremmo dovuti andare a fare all'estero. Ovviamente c'erano delle difficoltà banali, nel senso risolvibili abbastanza facilmente. È andata più o meno come mi aspettavo. Nel senso, un'esperienza comunque bella da fare, secondo me istruttiva per tanti punti di vista. Abbiamo avuto appunto occasione di stare insieme nei momenti migliori, diciamo quelli in cui abbiamo potuto visitare la città, anche con i professori, però anche momenti in cui magari eravamo da soli sempre a visitare la città o comunque a girare, abbiamo potuto migliorare aspetti come la lingua, come comunque anche a visitare posti nuovi rispetto a ciò che eravamo abituati. L'aspetto che mi è piaciuto di più probabilmente è appunto il fatto di poter stare insieme ad un gruppo che comunque è stato molto unito, secondo me, e abbiamo potuto legare con i nostri compagni. E per quanto riguarda l'azienda, ovviamente in Italia non ho avuto grandi esperienze in ditte, però almeno per ciò che ho visto all'estero, appunto, ho potuto vedere che c'è molta dedizione nell'azienda in cui sono stato e il lavoro è molto impegnativo, però comunque soddisfacente. Secondo me, se ti danno questa occasione di fare un'esperienza all'estero, per me è molto importante perché appunto migliori, oltre al lavoro, lasciando fare il lavoro che comunque pure qui in Italia ti danno l'occasione di fare un'alternanza scuola-lavoro, però comunque migliori anche a livello proprio tuo personale perché stando un mese fuori da tutti i tuoi comfort, fuori dalle persone che comunque ti aiutano e quindi dovendo fare abbastanza da solo, riesci di più a entrare nel mondo del lavoro, entrare di più nel mondo reale, quello dei grandi, diciamo. Quindi si può dire che ne sei uscito arricchito sotto più punti di vista. Sì. Davvero. Ok, allora Lorenzo ti ringrazio e niente, ti faccio un in bocca al lupo per il futuro a scuola e nel mondo del lavoro. Grazie a te.